Allora, parlando del numero 2, ovvero il videocorso che io contraddistinto col numero 2, è il videocorso base di cinofilia naturale. Allora, posso dire che la cinofilia naturale è stata una mia creazione che mi è venuta spontanea. Dopo aver applicato un certo tipo di cinofilia per molti anni, poi mi sono trovato a dover gestire cani difficili di carattere, in certi casi irriducibili, dove la dominanza non era sufficiente. Bisognava cercare veramente di capire cos'è che il cane voleva fare, ma specialmente di cosa aveva bisogno il cane per poter raggiungere quello che io ho definito benessere psicologico. Con i cani, come con tutti gli esseri viventi, anche fra noi esseri umani, nel momento in cui noi raggiungiamo il nostro benessere psicologico, rimaniamo lontani da qualsiasi forma di stress. Lo stress è viceversa anche la causa, della modifica del nostro carattere, di varie patologie, di nostre reazioni smisurate, e lo è anche per i cani. Qualsiasi tipo di cane, ma specialmente per i cani che hanno forte carattere, bisogna cercare di convivere con questi animali e che loro godano sempre del loro benessere psicologico, perché significa avere la garanzia che non vivono un'esistenza stressata, non si stanno deteriorando né sotto il profilo psicologico né sotto il profilo fisico, quindi oltre ad essere in salute e quindi permetterci di avere una convivenza con loro felice, direi anche poco dispendiosa, perché il nostro obiettivo per il bene che vogliamo ai nostri animali è che i nostri cani si ammalino poco. E quando i cani si ammalano, tra l'altro, iniziano anche a costarci parecchio. Quindi raggiungere il benessere psicologico del cane dovrebbe essere il primario obiettivo di tutte le persone che amano i propri animali e specialmente dei cinofili. A volte la mia cinofilia naturale viene interpretata come lasciare che il cane faccia tutto quel che vuole. No, noi possiamo benissimo ottenere dei risultati molto vantaggiosi, possiamo benissimo indurre i nostri animali a fare ciò che in qualche modo a noi torna più comodo, ma dobbiamo farlo in modo compatibile ai loro istinti, alle loro necessità. E cercare di far sempre corrispondere ciò che noi vorremmo che facesse il cane con ciò che lui crede che sia meglio per la sua sopravvivenza. Quindi questo videocorso di cinofilia naturale è un altro videocorso che in realtà io consiglio a tutti, sia cinofili professionisti che profani, perché vi darà un'idea precisa su qual è il motivo per il quale a un certo punto la natura ha concepito il cane. Cos'è che il cane vorrebbe fare se non avesse un proprietario? Cos'è che il cane farebbe se fosse libero, se dovesse dipendere da un padrone? Ecco, nonostante il cane quando vive con noi, in famiglia, all'interno di una recinzione, tutte queste espressioni obbligatoriamente li siano e li debbano essere limitate, ci sono molti sistemi per dare al cane tutta una serie di cose alle quali lui non riesce a rinunciare. E proprio quando noi non le conosciamo, non conosciamo la sua psicologia, che lui inizia un processo, direi quasi di autodistruzione, sia fisica sia psicologica, passando attraverso quello che vi ho detto delle fasi di stress che possono anche essere molto acute. Nel migliore delle ipotesi, migliore per modo di dire, se il cane è remissivo e noi lo priviamo di ciò che lui ha bisogno in qualità di animale, noi avremo un animale che non reagisce, magari non diventa pericoloso, ma inizia ad ammalarsi, inizia ad abbassare molto le sue barriere immunitarie, inizia ad avere dei problemi, inizia ad avere delle allergie, inizia ad avere tutta una serie di patologie che lo coinvolgono. Laggiù dove invece il cane, tendenzialmente un cane reattivo, non è un cane remissivo, un cane che decide di risolvere con l'aggressività imponendosi, e beh, avere un cane stressato che non sta godendo del proprio benessere psicologico significa mettere a repentaglio molto sia la nostra incolumità, sia l'incolumità dei nostri familiari, eccetera, eccetera. Anche in questo caso,
in ogni caso mettere a repentaglio la sua salute e quindi iniziare a dover sostenere delle spese che si sarebbero potute evitare. Noi dobbiamo metterci in testa che nessuno è contento se il nostro cane sta bene di salute o sta bene psicologicamente, perché se i cani non avessero problemi nessuno non guadagnerebbe. Gli unici che possiamo essere contenti siamo noi, che siamo contenti che il nostro cane vive in uno stato di benessere e che non dobbiamo spendere soldi in rimedi, è il cane. Nel momento in cui noi abbiamo adottato un cane, ci siamo, anche se non ce ne siamo accorti, ci siamo presi un impegno morale di farlo vivere il più possibile in qualità di animale e il più possibile come lui avrebbe vissuto se non fossimo noi a dover decidere il futuro della sua vita. Quindi questo videocorso di cinofilia naturale è assolutamente molto utile per capire cos'è che il cane vuole da noi, in questo momento siamo i suoi padroni, i suoi proprietari. Che cos'è che il cane avrebbe fatto se non fosse a casa nostra e quali sono i motivi per i quali la natura l'ha concepito così in qualità di animale. E capire tutto questo ci aiuterà tantissimo, ci aiuterà a instaurare un miglior rapporto con l'animale, ci aiuterà ad avere un animale molto più legato a noi, perché se noi portiamo dei vantaggi all'animale, l'animale al di là di tante parole e complimenti lo capirà immediatamente e si attaccherà molto di più ai proprietari. Ma specialmente significa avere un animale sano fisicamente e psicologicamente e avere un animale che goda sul fatto che a un certo punto ha iniziato a convivere con noi e possibilmente con altri animali. Ma questo videocorso di cinofilia naturale secondo me dovrebbe essere un po' la base di tutti quelli che hanno i cani, indipendentemente che li tengano in appartamento, abbiano un giardino, che li impieghino per qualsiasi funzione o missione, perché conoscere la natura del cane, conoscere le sue esigenze primarie, senza dubbio ci aiuterà in modo poliedrico a risolvere qualsiasi problema. E quindi credo appunto che sia un videocorso che dovrebbe far parte della vostra cultura cinofila, sia che voi siate dei profani, sia che siate già dei protagonisti, dei professionisti. Bene, vi auguro buona giornata e vi ringrazio per avermi ascoltato. A presto!